ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, siamo qui su Battlefield 4. Oggi dovrebbe essere il day one, anzi, oggi perché il video lo pubblicherò domani. Quindi è già uscito da un giorno, ragazzi. Ovviamente il gioco si presenta bene. Io soprattutto ho giocato la campagna e mi è piaciuta tantissimo perché sembra qualcosa che avviene nel presente, comunque sia nei nostri giorni, quindi mi è piaciuto molto per quello. È la stessa cosa che avevano fatto nel 3. Il 3 mi è piaciuto molto anche per quello, perché era un qualcosa di che si poteva toccare con mano, che poteva essere vissuto tramite noi. Cioè, è questa la cosa bella del gioco. E niente, ragazzi, spero che questo gioco non mi deluda nel multiplayer. Io non l'ho provato ancora. Se dovrebbe essere indicato, cliccamo multiplayer. Se dovrebbe essere indicato, qui dovrebbe essere indicato, sì, un minuto, ragazzi. Sono entrato in una partita per poter giocare con un mio amico e ovviamente neanche mi ha fatto giocare. Allora, questa era la scena, ragazzi. Io sono qui, vedete. Ero con il mio amico, Giordino. Giustamente adesso è andato nei mari dei Caraibi in Assassin's Creed 4 anche lui. Stavamo giocando nella campagna, finiamo la campagna, vogliamo giocare un pochettino online. Provo a cliccare su di lui e mi dà mostra inviti, va, sarà mostra inviti, clicco mostra inviti per invitarlo. Faccio invita al gruppo e me lo dava così, identico, ragazzi, così in che non era possibile invitarlo. Quindi ho detto, ci vorrà qualcosa per invitare il mio amico, no. Ho provato a cercare, non fa invitare un amico per un multiplayer, per giocare insieme in una partita. Quindi, ragazzi, se voi sapete qualcosa, ditemelo pure giù nei commenti, ditemi come cazzo faccio a invitare degli amici per giocare insieme in deathmatch a fazioni, squadroni, quello che cazzo è. E così almeno giochiamo insieme, anche magari posso fare partita anche con voi, ci divertiamo. Ragazzi, lasciamo perdere questo coso. Andiamo su parità veloce. L'altra cosa che ho notato diversa, che ovviamente ci sono poche, ci sono piccole, ci sono varie modalità di gioco. E questa volta non si può più decidere che mappa giocare, ragazzi. E quindi io cosa dico? Dico come al solito, giochiamoci una bella partita dove bisogna ammazzare. Avete visto un pochettino cosa c'è nelle varie modalità. E lo farò più avanti, magari lo rivedrò più avanti. Quello che abbiamo visto nella beta, ragazzi, che sono gli elicotteri, i carri armati, le macchine. Io questa volta voglio concentrarmi principalmente sulle armi per provarle, per vedere un pochettino la grafica, ragazzi, per vedere i cambiamenti che hanno portato su questo Battlefield 4 in confronto alla beta, ragazzi, in confronto a Battlefield 3. Quindi andiamo su Deathmatch a squadroni e partiamo subito. Eccoci, ragazzi, siamo su Ferrovia Goldmood. Allora, per me sono tutte nuove queste mappe, io ve l'ho detto, sto giocando per la prima volta insieme a voi, per farvelo vedere. Molti di voi l'hanno giocato sicuramente molto prima di me, e niente, partiamo, ragazzi. Allora, io uso sempre quest'arma perché forse mi è piaciuta tantissimo nel... Ok, stiamo già parlando molto bene. Oh, tranquillo. Ok, non la conosco bene questa mappa, quindi ragazzi vi farò un giretto di perlustrazione. Perché devo capire un pochettino come sono le mappe, ragazzi. Ma vaffanculo, grandissimo. Uno fatto fuori, ragazzi. Mi facciamo dietro le spalle. Andiamo dentro questa casa. Individuo i principi evidenziali RB. Ok, ragazzi, clicchiamo RB, vediamo un pochettino se c'è di evidenza. Basta cliccarlo in velocità, ragazzi. Magari ve lo trovate. Ok, compagno. Vediamo un pochettino. Le armi non mi sembrano tanto dettagliate, ma poco male, ragazzi, perché a me interessa molto di più il fulcro del gioco. Come potete vedere, la caratteristica di Battlefield è che ci vuole veramente tanto tempo a ammazzare un avversario. Io non capisco perché. Io ad esempio, ragazzi, io che... Una granata, perfetto. Io ad esempio, ragazzi, cosa vi direi? Vi direi... Perché non... Cioè, direi a quelli che hanno fatto Battlefield, quelli della EA, della DICE, quello che cazzo hanno fatto Battlefield, non lo so, ragazzi, non mi ricordo bene. Prendete spunto da Medal of Honor 2010, non Medal of Honor World Fighter, ragazzi, che quella è stata una cagata epica. Prendete spunto da Medal of Honor 2010, quello era veramente un gioco cazzuto, ragazzi. Da tutti i punti di vista, ragazzi,
Perché non so se vi ricordate voi quanto cazzo sparavano bene i soldati. Sparavano perfettamente come dei soldati addestrati, come era giusto che fosse. Io ragazzi sono rimasto allibito da quando hanno fatto uscire Battlefield 3, pensando che fosse una migliore di Medal of Honor 2010. E quindi sono rimasto un pochettino deluso da questa cosa. Però vabbè ragazzi, Battlefield 3 non è stato una merdata. È stato forse, per me è stato rovinato un po' dal... Ah ok, se non muori così, Cristo santo. Dai, salta la recinzione, grande. Allora, dovrei avere anche le munizioni, quindi... No, no. Oh, grande. Queste mi servono, grandissimo. Altre? Ah, già finito, bello. Aspetta che prendo anche questo. E ragazzi, quindi... Io pensavo fosse una migliore di Medal of Honor 2010, Battlefield 3. E Battlefield 4 secondo me è una migliore di Battlefield 3. Però... Ma perché mi metto a coltellare, cazzo? E niente ragazzi, quando... questo mi sembra un bel gioco, non è male. Però ragazzi, c'è sempre la concorrenza di Call of Duty Ghost, che anche se sarà più arcade ragazzi, la maggior parte di voi lo comprerà. Perché? Perché Call of Duty è bello, è meno guerra simulata e più divertimento. Ragazzi, io secondo me la Call of Duty, comunque sia la Treyarch, punta maggiormente al divertimento. È questo che a noi piace, è per questo che noi compriamo il titolo ogni anno, anche se è la solita merda ragazzi, capite? Ma vaffanculo, mi mette in automatico la grafica 3. Cazzo. Oh, yes. Ma da facca. Eliminiamo gli altri, forza. Ma dai, Cristo, no. Boh, mi sta piacendo ragazzi, devo essere sincero. Però è sempre il problema, ragazzi, che lo mettono prima di Call of Duty Ghost. Anzi, gli conviene metterlo almeno 2 mesi prima, perché è quello il problema. Che poi io mi metto a giocare principalmente a Call of Duty Ghost. Non solo perché me lo chiedete voi, ragazzi, ma perché è proprio uno dei miei giochi preferiti. Boh, adesso sembrerebbe che io abbia ammazzato l'avversario in velocità. Però non so se sia veramente così, perché anche i problemi di laggate, ragazzi. Io sicuramente so che... sbaglio, ho visto qualcuno, no? Ok. Andiamo qui dentro, ragazzi. Ok, c'è qualcuno qui. Ma muori, testa di cazzo, grande. Qualcuno? No, no. Andiamo, zio, andiamo, andiamo, andiamo. Grande, zio, l'hai ucciso, grandissimo. Andiamo, andiamo qui, andiamo qui. Andiamo qui a destra. Ok, mi guarda. Ok, non l'ho ucciso. Mettiamo... No! Ah, sono compagno, mi sono gelato male. Andiamo a tomo automatico. Grande zio, vai. Dai, carica! Ah, è vero. No? Mettiamo... Ah, coglione! Così impari a fare lo scemo! Così impari! Facendo lo scemo col... Vabbè, ormai ero morto, ragazzi, fanculo. C'è gente comunque sia che ci sta già giocando da un casino di tempo. Comunque sia, ragazzi, io... Se voi vi piace un genere di guerra simulata, più, meno arcade, ma più simulata... Non per questo è del tutto simulata, ragazzi, perché comunque sia... Io conosco giochi come Arma 2, che veramente fanno il culo a questi giochi in serie, ovviamente... parlando ovviamente di squadra, di come si gioca, come deve giocare una squadra. Il gioco non è male, migliorato almeno. Non lo so se sia migliorato graficamente, perché a me sembra lo stesso Battlefield 3. Le mappe sono diverse, magari le armi, qualche arma cambia. Però il gioco mi soddisfa dopo tutto, perché è sempre un'alternativa valida a Call of Duty Ghost, a mio parere. Brutto pezzo di merda. Ti spacco il culo dopo, vedrai. Quindi mi sembra un'alternativa valida a Call of Duty Ghost. Poi adesso vedete che hanno, sembrerebbe che abbiano tolto anche il problema del... lo sgozzo, ragazzi, lo sgozzo.
fuori, cazzo! È grande! La pistolina più forte del mondo, ragazzi, grande! Ora concentriamoci sul gioco, vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Stiamo per vincere la partita. Saltiamo su te di cazzo! Tipo Spider-Man, ragazzi. Curre versione Spider-Man. Andiamo per finire la partita. Che voto possiamo dare a questo gioco? A mio parere, ovviamente sono le prime impressioni, ragazzi. Io almeno un 7-8 glielo darei. Sì, un 7-8 glielo darei, ragazzi. Perché veramente, ma non è malaccio. Anzi, mi sto divertendo per adesso. Quindi ve lo consiglio, ragazzi. Oh! 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 Cazzo! Grande! No! Puttana Eva! Abbiamo vinto, ragazzi! Abbiamo vinto! Grandissimi! Cosa ho fatto, ragazzi? Ho fatto cagare? No, dai! 11... 11... dobbiamo vederlo tra un po', se non crash, ragazzi! E poi questa cosa, ragazzi, anche un'altra pecca di Battlefield, secondo me, è che ci vuole troppo tempo a salire da un livello all'altro. Già 3000 punti, ragazzi, ci vuole troppo tempo. Io ad esempio sono salito a livello 1 ora, ma per salire a livello... quando arriverò a livello 30, ragazzi, ci vorrà veramente tanto tempo. Comunque sì, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Adesso abbandoniamo. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che Battlefield vi piaccia per quelli che lo hanno già. Altrimenti vi consiglio sempre Call of Duty, Ghost, perché andate sul sicuro se vi piacciono i generi di FPS arcade, molto divertenti, molto frenetici, molto fancazzisti, diciamo, ragazzi. E niente, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da Cura93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.